Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky. Oggi ce ne andiamo di nuovo nel mondo dei rum, questa volta con The Color of the Rum, e ci assaggiamo qualcosa di Una bombetta. sì, 1990 distillato, 31 anni di invecchiamento. Il prezzo non ve lo diciamo Meglio non perché saperlo. non meglio non saperlo, però ringraziamo sia Magdalena che Giuliano Carta. Magdalena soprattutto perché ce l'ha consegnata a A mano mano, a manella proprio. allo showroom, l'ultimo showroom che Sì. abbiamo fatto qualche tempo fa, e per cui niente, tra poco vi racconteremo quello che sentiamo nel bicchiere. Eccoci, squadra Non Solo Whisky al completo, Lorenzo Giovannetti. Arnaldo Mangiavergano. E andiamo in Guyana con un rum 31 anni, 48 gradi e 4. Già. 31 anni di invecchiamento, dovrebbe essere continentale, anche Continentale, perché 31 anni al 7-8% di, non so, è rimasta la crema del rum. No, l'unica cosa è che insomma, Ma il nome della distilleria lo dice lui. No, non lo dico io perché è Dai, impronunciabile. no. No, è pronunciabile, non lo dico, ma no, purtroppo non è che ci sono grosse informazioni Su questo rum. su questo rum, diciamo Tranne il che nome della distilleria che lo dice lui. no, poi oggi mi sei ristretto il banner, per No, cui sono lasciamo anche un pochino perdere. Triste. sono anche un pochino C'è un banner triste. triste. Vabbè, you could lose. Sì, no, volevo aggiungere che mi incuriosisce questo rum di 31 anni, perché effettivamente devo dire che non è che abbia assaggiato rum di così tale invecchiamento nella mia vita, e non so se il E primo, da forse il secondo. 400 euro più o meno la bottiglia. Sono gocce d'oro queste. Porca miseria. Wow. Bello. Niente di tutto quello che vi aspettate da un rum. Beh, è uno stile inglese con i suoi idrocarburi, con le sue. Sì, Però è è molto molto delicato, tranquillo, sì, delicato. quasi elegante, no? Nella È sua. quasi un whisky per iniziare con i rum Sì. inglesi, però insomma iniziate. Anche perché sotto c'è radice di liquirizia, erbaceo. 48 gradi 4, tenuti molto Zero. bene, sì, zero. È uno A spettacolo. me chiama la bevuta, ragazzi. Anche a me. Radice di liquirizia. E poi si apre un mondo. Tagliente, tagliente, sa Alcol quasi. anche in bocca, tenuto molto bene, arriva giusto un pochino sulle gengive. Ragazzi, sa quasi di sughero, ha quella sensazione di tappo, ma non è solo quello, Ma è proprio buono. che è buono, sì, ma non c'è nulla che sia dolce, escono fuori note adesso fresche, balsamiche, erbacee, non c'è niente che richiami la dolcezza. Grazie Giorno No, Carta, grazie Maddalena, abbiamo detto. sì, grazie perché questa è proprio una super chicca che ci date la possibilità di raccontare. Annuso ora sembra di stare in una segheria. Falegnameria. Bello. Sì, ma non. Nel senso è vero, perché potresti anche sentire l'odore della segatura, ma Però non disturba. non c'è solo Non quello, c'è solo quello, non c'è solo quello. Poi c'è però. Io. il tè nero, la camomilla, Sì, bustina da tè. bustina da tè. Bellissimo. E soprattutto lo potete annusare tranquillamente perché i 48 gradi vi pigliano, però in realtà a naso sono tranquillissimo. Vada. Questi sono i rum, quelli con Che una cui. bottiglia in quattro ve la Sì, finite. guarda, una bottiglia in due, Arnaldo, la finiamo. Potrebbe Sì, essere, stendoci non. qualche ora. Non servono quattro Porca persone. miseria. Cioè, ragazzi, è una bomba questo qui, è spettacolare. Non so, penso che si trovi ancora perché insomma il prezzo non è proprio aggredibilissimo. Però ragazzi, mi sta chiamando anche il sigaro in un modo. E qui ci abbinerei un sigaro abbastanza importante. Un'antica riserva. O se volete qualcosa di più morbido, un presidente. No, io penso, credo che questo sia,
più una delle cose più lontane dal rum che ho bevuto più, nonostante sia rum a livello organolettico. Perché ora sto facendo albicò. Sì, sì. Ma non c'è nulla che richiama il rum, o perlomeno quei rum classici che uno è abituato a bere. Ma anche nello stile inglese non è così aggressivo, e quindi... No, 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 l'alcol è tenuto bene, ha queste sensazioni di legno, di segatura, ma dentro c'è anche la sensazione erbacea, la sensazione della bustinetta, note balsamiche, note dolci. Adesso esce anche un leggero zenzero, il pepe, tutta una serie di erbe, scusa, di spezie, un pochino di cannella sulla fase, insomma, retronasale. Bellissimo, 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 bellissimo. Grazie, questa è stata, questa è stata una vera e propria, questa è veramente una bella chicca. Sì, sì, ragazzi, sì. Se sul portafoglio non vi pesa, è un rum decisamente da tenere in considerazione, se vi piacciono quelle note che comunque lascia lo stile inglese. Questo è, sì, bevete poco, bevete bene, l'ho pizzicato che beve pure lui, bevete insieme, alla prossima, ciao. Gunslinger, death bringer in your black.